Un minuto con Padre Pio dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, qui di San Giovanni Rotondo, con l'epistolario numero 4 tra le mani, perché si tratta di un epistolario che raccoglie un po' tutte le lettere che ha scritto Padre Pio da Pietrelcina a varie categorie di persone, in modo particolare una serie di sacerdoti, ad esempio a Sua Santità Papa Paolo VI, al Cardinale Augusto Sili, Monsignor Alberto Costa e poi i vari frati cappuccini. Tra questi frati cappuccini, in questo epistolario noi troviamo una lettera che in questa giornata Padre Pio scrive a un suo confratello, a Padre Basilio. Padre Basilio, lo racconta lo stesso epistolario, al secolo Antonio Baranello, nacque il 12 giugno del 1889, vestì l'abito cappuccino nel 1905, divenne sacerdote nel 1914. Le sue relazioni con Padre Pio, come appaiono da questa corrispondenza, furono sempre sincere, schiette, accompagnate da una convinta venerazione. Morì nella casa sollievo della sofferenza il 13 gennaio del 1914. 65. E in questa giornata, il 17 dicembre del 1917, Padre Pio gli scrive una lettera sentita. Ecco, noi non facciamo altro che riportare le parole di Padre Pio. Mio carissimo Basilio, Gesù sia sempre con te, ti dia forza nel sostenere la prova a cui ti va assoggettando. Tu mi dici che sulla tua morte si deve rimanere né più né meno come si rimarrebbe se avvenisse la morte di un cane. E via, fratello mio, e la tua modestia, il tuo sentimento umile che così ti fa parlare sta bene, ma non si può, né si deve pretendere che gli ammiratori di tanta virtù e di tanta abnegazione abbiano da rimanere impassibili. Potrei forse condannarmi dal solo lato che sia in me una debolezza, sia pure perché solo per questo lato potrei convincerti di quel che io sono nella pura realtà davanti a Dio e muoverti ad usarmi carità di intercedermi dal Signore ciò che tu credi che io abbia già. Credimi pure, o Basilio, mi manca tutto ed ecco perché il Signore mi mortifica fin dalla mia fanciullezza. Se ciò non fosse, io non ne troverei la ragione. Lasciami, fratel mio, in questa realtà di convinzione e non scherzare più su ciò che non ha vero fondamento. Ahimè, anch'io posso ripeterti di me stesso ciò che San Paolo dice: faccio quel male che odio e tralascio di fare quel bene che pur bramerei di fare. Se vedessi a fondo la mia cattiveria passato, Dio, che orrore prenderesti della mia persona, scrive Padre Pio al suo confratello Basilio. Che caos vi è in fondo a quest'anima, la vanità, la superbia, mi accompagnano persino nelle cose più sante del nostro ministero. Si vince, è vero, ma ciò prova indubbiamente che un tempo più fu focolare di immondezza e che un grande vulcano si trova coperto ma non spento. E poi ne approfitta Padre Pio per fare i tanti auguri per le imminenti feste del Santo Natale. Ti mando quindi i miei auguri, che sono questi: il bambino di Betlemme ritempri il tuo cuore nel fuoco del divino amore ed adorni l'anima tua delle più elette virtù.